Beh, la mia passione per il calcio nasce da piccolissimo quando avevo come modello mio padre. Mi racconta sempre che a 17 anni giocava per il Marzotto di Valdagno, che era una squadra che militava in C1, e giocava come centrocampista. Io sui miei primi passi per ricalcare le sue orme erano quelle del centrocampista, numero 5 sulle spalle. Poi per caso in una partita, visto che dovevamo girarci tra vari giocatori, andai in porta e parai subito un rigore. La cosa mi piacque molto e da lì cominciò il mio percorso in porta. Non senza qualche difficoltà, perché poi quando mio papà si veniva a vedermi doveva litigare con l'allora allenatore e postino del paese, Leonida, per togliermi dalla porta, togliermi i guanti e mettermi a centrocampo. Quindi molto spesso partivo come portiere e finivo come centrocampista. Dopo i primi passi mossi nell'Altececcato, che è la squadra del paese dove vivevo, passai al Chievo dove feci tutta la trafila delle giovanili a pari passo con la nazionale giovanile, in cui dall'Under 15 all'Under 23 preolimpica giocai quasi sempre. E poi a 18 anni mi acquistò l'Inter e la sorte poi volle che il mio esordio in Serie A, seppur in tarda età a 31 anni, fu appunto con l'Inter. E avverrai il mio sogno, perché insomma da piccolino avevo questo sogno qua di arrivare in Serie A e per me è un grande onore esserci arrivato, seppur tardi. Anzi, forse penso sempre che questo valga doppio, perché è facile arrivarci quando sei giovane, ma dopo me lo sono dovuto conquistare sul campo con promozione in C, promozione in B col Brescia e appunto col Brescia poi l'esordio con l'Inter. L'hashtag Alfonsismo è una cosa che mi rende onore e mi fa un grande piacere, perché forse appunto da questo tifoso che via social ha pubblicato, ha postato questo hashtag Alfonsismo vicino a Rinnovatelo. È arrivato questa mia tempra che tento di mettere in campo, questa mia grande competitività che appunto mi ha portato ad arrivare in Serie A a 31 anni e a continuare a giocare a buon livello nonostante l'età che avanza, insomma, non nascondo i miei 34 anni. Per me è un piacere, motivo di orgoglio poter contribuire al percorso della SPAL. Per me la SPAL è un punto d'arrivo, sono contentissimo, sono ancora più contento di aver rinnovato. E per tante cose che mi accomunano a Ferrara, spero anche di poter finire qui la mia carriera. Questa è un po' la bacheca dei pensieri felici e dei miei sogni. Per me il calcio è stato ed è ancora tutto, però mi ha tolto un po' di affetti personali. Qui vedete i miei nipoti, mio nonno, la mia famiglia e un po' quel desiderio, quel sogno che ho sempre avuto di viaggiare, di vedere il mondo, seppur l'ho fatto parzialmente con il calcio, con le nazionali giovanili, con le tournée quando ho avuto la fortuna di farle, non mi ha mai dato non mi ha mai colmato quel desiderio di cultura, di immergermi nelle varie culture dei vari paesi. Qui ho evidenziato alcuni paesi, capitali europee soprattutto, che mi piacerebbe fare un giorno in camper quando la mia carriera finirà e se avrò la possibilità e la fortuna di permettermi un anno sabbatico come ha fatto Nakata, che a 27 anni mollò tutto per vivere e viaggiare il mondo. È un desiderio che vorrei portare a casa, ecco, quello di viaggiare l'Europa e il mondo in camper. È una cosa che mi manca, ripeto, ho avuto la possibilità di viaggiare molto con il calcio, ma mai di toccare con mano le varie culture, le persone, viverle, conoscerle. E quindi mi manca questo, se penso che ho fatto un mondiale in Perù e del Perù ho visto solo campi da calcio, in un mese che sono stato là, la cosa mi dà un po' di amarezza, ecco, mi lascia un po' di amarezza, quindi spero di potermi ritagliare uno spazio per riempire questo desiderio, questa mancanza che ho. Passione e desiderio dei viaggi che accantono volentieri per avere la possibilità di magari un giorno di viaggiare in Europa con la SPAL, visto
il progetto ambizioso che il presidente ha e che noi tutti crediamo, in cui noi tutti crediamo. Appena arrivato a Ferrara, un tifoso allo stadio mi ha ricordato che porto un nome sulla maglia importante per la città di Ferrara. Speriamo che sia di buon auspicio. Crescendo tra i colli iberici in provincia di Vicenza, una cosa che mi ha sempre emozionato e dato sensazioni positive è stare a stretto contatto con la natura, le passeggiate. Ora che tra l'altro mi sono spostato un po' più verso Valdagno, che sono le mie zone, mi accompagna sempre il fiume Agno. Ora che sono a Ferrara ho la fortuna appunto di vivere vicino al Po e anche vicino al mare, perché nelle domeniche spesso è successo che a mezz'oretta di macchina andassi a Porto Garibaldi, e, insomma sui lidi ferraresi che ho scoperto e apprezzato. Non potendo viaggiare spesso, è una cosa in cui mi immergo molto nel mio tempo libero, anche per staccare un po' da tutta quella tecnologia che nonostante io detesti, mi vincola, mi sento dipendente, insomma, e comunque la tecnologia moderna, insomma, lo smartphone, il telefono in generale ti dà modo di essere collegato in tempo reale con qualsiasi cosa, ti offre un sacco di servizi, tant'è che adesso inizio l'università telematica, sicuramente è una cosa molto utile, ma di cui tendo ad aver voglia di disintossicarmi durante il weekend, durante i miei giorni liberi. Una delle passioni che ho fuori dal campo è un po' tutto il mondo che riguarda il vintage, dai film, Bud Spencer e Terence Hill su tutti, dove con piacere mi ricordano, insomma, mi ricorda la mia infanzia, dove appunto guardavo questi sani schiaffoni, queste sane botte, il famoso scapaccione che ti davano per riprenderti da un comportamento sbagliato. E poi tutto quello che è legato al vintage, anche sull'abbigliamento, mi piace molto la musica, anche sì, i grandi classici italiani, è una musica che apprezzo molto, che ascolto molto. E poi un'altra grande passione che ho coltivato in parte è quella dei motori, soprattutto Vespe, moto e anche una piccola parentesi con le macchine d'epoca, ma in particolare 10 anni fa ho cominciato questa passione per le Vespe d'epoca, ne ho avuto una decina. Una particolarità, anche questa, che mi lega alla città di Ferrara è che le uniche due che tengo, una Vespa Faro Basso targata Vicenza e una Struzzo del 55 targata Ferrara. Ciao Michele! Ciao. Ecco, lui è Michele, presidentissimo del Vespa Club di Occhiobello. Ci ha portato la sua Faro Basso del 51, denominata Vacanze Romane, appunto per il film che l'ha resa famosa agli occhi del mondo. La mia del 54 è simile, sono identiche per forma, per carrozzeria, il diverso è il colore, appunto questa la rende autentica agli occhi del mondo per il suo colore verdino, giusto? Mentre la mia è più sul grigio. E mentre quella targata Ferrara è una Struzzo, che anche quella molto simile per il telaio, dell'anno 55, l'anno dopo, però monta il faro appunto sul manubrio. E ecco, ve la presento con un po' di invidia perché appunto è una Vespa, oltre che dal valore economico elevato, è una Vespa molto ricercata e difficile da trovare. Magari che sia l'occasione farci un giro. Per farci un giro. Fai un giretto qua che non ti vede nessuno, eh? Va bene. Vai.